I pizzoccheri sono una varietà di pasta preparata con farina di grano saraceno, miscelata con altri tipi di farina e acqua. Il modo tipico di mangiare i pizzoccheri è preparando con essi la tradizionale minestra valtellinese di verze e patate, ben insaporita con burro di montagna, aromatizzato sul fuoco con aglio. Il tutto arricchito da formaggio casera fuso. Se vi piacerà la videoricetta, lasciate un like. Grazie. Per preparare i pizzoccheri fatti in casa, in una ciotola o direttamente sulla spianatoia, unire 400 g di farina di grano saraceno e 100 g di farina bianca setacciata. Mischiare tra loro le due farine e incorporare piano piano l'acqua calda, ma non troppo. Lavorare brevemente e poi trasferire il tutto su una spianatoia. Continuare ad impastare per almeno una decina di minuti finché nell'impasto gli ingredienti risultino ben legati tra loro. Deve risultarne un impasto consistente. Avvolgere a questo punto nella pellicola e lasciar riposare a temperatura ambiente per una mezz'ora. Dividere l'impasto in due parti e di queste stenderne una col mattarello ad uno spessore di circa 2 mm, infarinando moderatamente sopra e sotto la pasta con farina di grano saraceno. Ottenuta una sfoglia sottile, rifilare i bordi e realizzare delle strisce larghe centimetri 7. Ottenute tre lunghe strisce della larghezza indicata, sovrapporle infarinando leggermente tra loro. E con l'aiuto di un tagliapasta ritagliare tante striscioline aventi appunto lunghezza di centimetri 7 e larghezza di circa mezzo centimetro. Decorate
disporle su un vassoio ed applicare la stessa procedura all'impasto rimanente. I pizzoccheri fatti in casa sono così pronti per essere cotti e conditi nel modo tradizionale. Essi dovranno cuocere in acqua salata, la stessa di cottura delle verdure, per circa 8 o anche 10 minuti dal momento dell'ebollizione. Al momento della cottura privarli delicatamente di parte della farina che li ricopre e farli ricadere in pentola pochi alla volta. Essi si conservano bene per un giorno in frigo, chiudendo il vassoio nel quale sono stati disposti in un sacchetto per alimenti.